Di Pietro ha ragione, però devo dire non mi convince troppo ultimamente. Io spero che si arrivi davvero, indipendentemente dalla volontà del PD, a fare il referendum. Spero che la Corte Costituzionale ribocci un'altra volta questa legge, una porcata del genere come anticostituzionale, però. Bisognerebbe a questo punto veramente essere più determinati. Se si fa questo referendum, facciamolo. Non è importante se si vince o si perde. L'importanza è il segnale politico. Se ne rifà un altro, se dovesse ripassare un'altra legge porcata, bisogna che si sappia che una parte del paese è profondamente indignata. Bisogna che si sappia e che entri nella testa di queste persone che questa indignazione non è una stupidaggine, è una cosa estremamente seria e va presa in seria considerazione. Perché se questa indignazione verrà umiliata all'infinito, gli sbocchi a questo desiderio di giustizia possono essere tanti, possono essere tanti. Noi ci auguriamo, e per quello che ovviamente mi riguarda, l'intenzione è continuare questa battaglia con le unghie e con i denti, ma in modo assolutamente non violento, in modo assolutamente democratico, ma determinato e decisissimo, proprio con una fede incrollabile, con una determinazione infinita, no? Questo senz'altro, e una sicurezza al di là di ogni dubbio di volere a tutti i costi difendere la nostra Costituzione e l'uguaglianza di fronte alla legge. Ma ragioneranno tutti così di fronte a continue umiliazioni della giustizia? Questa è una domanda che bisogna chiedercela, perché quando si umilia così tanto una carta costituzionale, insomma, non è pacifico che questo venga accettato con il sorriso sulle labbra. E siccome questo Presidente del Consiglio è un uomo che da 20 anni fugge dalla legge che lo insegue e ha usato e abusato il potere del potere che non gli è stato dato per fare questo, gli è stato dato per fare altro, ma lui lo usa per proteggersi e per scappare dalla legge e dai processi a cui è chiamato a deporre, è chiamato a essere presente. Insomma, dai, 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 dai. L'ingiustizia, si arriva a un punto che quando non si riesce ad avere giustizia ci si sente veramente profondamente motivati a far salire anche il tono e la voglia, il desiderio di affermare la giustizia, soprattutto la giustizia sancita dalla nostra Costituzione.